Termina a reti inviolate la straregionale tra Perugia e Ternana. 1-0-0 nella 25esima giornata del campionato di Lega Pro Prima Divisione Girone B, che non accontenta nessuna delle due compagini umbre, attrici al Renato Curi di una prestazione emozionante solo a tratti. Giovanni Pagliari scende in campo con il classico 4-3-3, dopo aver pienamente recuperato Pizzolla e inserito così nella formazione titolare. Numerose invece le assenze in casa rossoverde a causa di infortuni e squalifiche. Ad arbitrare la gara al signor Luigi Nasca di Bari. Subito in attacco il Perugia con Cutolo, che prova la botta parata senza problemi da Visi. Risponde la Ternana al 15esimo, calcio d'angolo che arriva tra i piedi di Didio, palo pieno e Zoppetti spazza via. Dalle immagini si vede quanto sia stata decisiva la deviazione di Benassi, che salva il risultato. La partita sembra essere ragionata soprattutto a centrocampo. Al 37esimo ancora gli ospiti in avanti con Tozzi Borsoi, che però spara fuori misura. Finisce la prima frazione di gioco con un Perugia che non sembra essersi totalmente sbloccato, ma nella ripresa i biancorossi appaiono da subito più incisivi. Al 7esimo ghiottissima occasione con Del Core, che si sbarazza di Tedeschi ma spreca incredibilmente. Pochi minuti dopo ci prova Gatti da lontano, la sfera termina al lato. Al 25esimo Mezzavilla smarca Cutolo in aria, che a tu per tu con Visi non ne approfitta, ancora occasionissima per i padroni di casa. L'ultima azione prima che la partita si spenga completamente scaturisce dal calcio d'angolo di Cutolo, con la palla che arriva a De Giorgio. Il tiro è insidioso ma Visi attento e para. Così terminano i 90 minuti giocati con molto agonismo. 1-0-0 tutto sommato giusto, ma che lascia qualche rimpianto. In classifica il Perugia sale a quota 33 e la Ternana a 31. Nella prossima giornata i biancorossi affronteranno il Taranto in trasferta, le Fere ospiteranno invece il Crotone.